sa che panettone e pandori danno sicuramente più sapore alle nostre feste, ma forse non tutti sanno che a Roma c'è una rassegna importante che annualmente si rinnova e quest'anno siamo a Piazza di Pietra al Tempio di Adriano in compagnia del dottor Giordano, che proprio significativamente ha inventato questo brand, e vediamo che significato ha l'edizione di quest'anno. Sì, buonasera. Noi, questa è la sesta edizione di questa kermesse, che è la Fiera Nazionale del Panettone e del Pandoro, che ha lo scopo di promuovere quello che è il Made in Italy, le eccellenze enogastronomiche, in questo caso dolciarie, di tutta Italia. Abbiamo raccolto tanti espositori, circa una trentina quest'anno, da tutte le parti d'Italia, da Treviso fino alla Sicilia, e in questo momento stanno facendo degustare le loro creazioni, che sono dei veri gioielli della pasticceria italiana. Oh, quest'anno c'è anche un'attenzione particolare alla pasticceria senza zucchero per i diabetici, e credo anche di poter intendere alla pasticceria per i celiaci, quindi una grande rappresentanza. È vero che tutti, visitando questa fiera nazionale, possono essere soddisfatti in base alle esigenze che hanno per una sana alimentazione? Assolutamente sì, perché abbiamo tra i nostri espositori abbiamo delle aziende che producono proprio prodotti dedicati a un'utenza con la celiachia. Questo è un passaggio molto importante, molto delicato da trattare, e questa è l'occasione per diffondere al meglio la comunicazione per quanto riguarda i prodotti per celiaci. Addirittura, andando oltre anche, abbiamo anche qualche panettone vegano, quindi abbiamo quest'altra new entry, possiamo definirla così, per quanto riguarda l'attenzione verso il consumatore. E l'attenzione verso i consumatori quest'anno ci gratifica anche di partnership importanti come la Camera di Commercio e l'Osservatorio Nazionale sulla Sicurezza, un osservatorio permanente. Com'è nata questa sinergia, dottor Giordano? Abbiamo conosciuto la presidente dell'Osservatorio Nazionale Permanente sulla Sicurezza, la dottoressa Benedetti, alla quale abbiamo un po' fatto l'analisi di tutte le edizioni precedenti. Subito si è creata questa sinergia e abbiamo deciso di collaborare assieme, proprio per informare, oltre ad essere questa una kermesse di degustazione, anche una kermesse culturale, anche di informazione per quanto riguarda la sicurezza alimentare. Qua sono presenti i responsabili, la stessa presidente dell'osservatorio, per organizzare due importanti convegni sulla sana e corretta alimentazione, quindi un'attenzione particolare anche all'informazione per quanto riguarda queste tematiche che devono essere affrontate sempre più spesso, a nostro avviso. Molto molto bene, grazie. Noi abbiamo oggi in sessione pomeridiana tanti interventi interessanti, ne seguiremo qualcuno più da vicino, e la raccomandazione è quella di mangiare sano, perché mangiare salubre è anche sinonimo di qualità, garanzia che un prodotto è veramente un prodotto d'eccellenza.